Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi volevamo far vedere come realizzare questo bellissimo motivo, davvero molto fine, molto bello, di un bellissimo effetto. Si presenta davvero molto bene e si adatta benissimo a moltissimi progetti. Andremo insieme infatti a vedere ogni passaggio per realizzare questo bellissimo fiore, che come vedete è un motivo trafolato e di rilievo, tutto in uno. È un motivo che può essere tranquillamente applicato per la realizzazione dei maglioni proprio in mezzo del vostro progetto, vedete, quando dovete realizzare la parte decorativa, oppure semplicemente potete fare solo il bordo applicando questi bellissimi fiori. Cercheremo in questo video di farvi vedere come realizzarli con i ferri a doppia punta e ci soffermeremo un attimo anche per vedere come vanno realizzati lavorando con i ferri circolari, perché sono praticamente uguali nella loro realizzazione. Semplicemente ci soffermiamo su un passaggio che è differente da uno all'altro. Per la realizzazione, come sempre, avremo bisogno del filato e dei ferri. Quindi, se siete pronti e se siete curiosi, possiamo iniziare con il nostro tutorial. Quindi possiamo iniziare con avvio delle maglie. Questo qua è un motivo che è composto dal multiplo di 6. Per il nostro esempio andremo a avviare appunto 24 maglie, che servirà per creare 4 fiorellini, per vedere insieme come farli. Poi avremo bisogno di una maglia per simmetria del nostro disegno, che ci permette appunto creare dei spazi in mezzo ai fiori per tenerli più divisi, e poi ovviamente anche la maglia di vivaglio, una all'inizio e una alla fine. In totale perciò andremo ad avviare 27 maglie. Per l'avvio noi andiamo a avviare con metodo alla nordica. Voi potete scegliere quello che preferite. Se avete bisogno dei passaggi dettagliati per vedere, oppure se siete all'inizio, imparare a avviare delle maglie, allego il link che potete consultare. Perciò ora avviamo 27 maglie. Eccoci qua, abbiamo avviato le nostre 27 maglie. Ora partiamo con il primo passaggio, che andremo a realizzare 4 ferri a legaccio. Eccoci qua, abbiamo fatto il nostro bordino. Ora andiamo a fare 4 ferri mantenendo il motivo rasato, che ci serve per poi fare la realizzazione dei fiori, e poi si sposa molto molto bene con questo motivo, ci permette di mettere bene bene in evidenza appunto i fiorellini. Eccoci qua, alla fine abbiamo realizzato 7 ferri, che perché ci permette avere più spazio e mettere meglio in evidenza il fiore in primis, e in secondo 7 perché dobbiamo ritrovarci dalla parte di rovescio di lavoro, perché i fiori vanno realizzati da questa parte, dal rovescio del lavoro. Quindi per realizzarlo partiamo con il primo ferro del nostro fiore, e va fatto in questo modo, è davvero molto facile. Partiamo con la maglia di vivaglio, che noi la facciamo passare senza lavorare. La seconda maglia, che è la nostra maglia di simmetria, la andiamo a lavorare normalmente per il diritto. Dalla seconda maglia si parte, dalla terza maglia si parte con la realizzazione, creazione dei nostri fiori. E come si fa? Noi per la realizzazione del fiore facciamo questa cosa.
facciamo passare il nostro ferro dentro alla maglia come se dovessimo fare una semplice lavorazione a diritto, ma noi dobbiamo farla passare, ci soffermiamo lì, prendiamo il filato che ci si ritrova sulla nostra mano di sinistra e iniziamo a fare dei giri intorno al ferro per 3 volte, 1, 2 e 3. Ci aiutiamo sempre anche con il dito a mantenere il nostro filato. Vedete, abbiamo fatto 3 giri. Solo dopo aver fatto 3 giri e lavoriamo la maglia in questo modo. Praticamente facciamo una lavorazione dopo aver fatto girare il filato intorno al nostro ferro di destra. Vedete la prima. Poi andiamo a fare la stessa cosa. Guardate, facciamo passare. Arrotoliamo intorno al ferro 1, 2, 3 volte il nostro filato e solo dopo tiriamo fuori la maglia e lavoriamo. E questo lo dobbiamo fare per 5 maglie. Guardate di nuovo. 1, 2, 3 e la tiriamo fuori. E questa è la terza, è lavorata in questo modo. Di nuovo passiamo dentro 1 2 3, la e lavoriamo di nuovo 1 2 e 3. Vedete, è davvero molto molto facile. Questo è il nostro primo fiore. Abbiamo fatto il numero in cui c'è 5 lavorati in questo modo particolare e uno di simmetria. Adesso facciamo la stessa cosa. Prima maglia va lavorata per il diritto normalissimo. Dalla seconda partiamo a fare la stessa cosa. Facciamo passare il nostro ferro e andiamo a girare intorno. 1, 2 e 3 e lavoriamo la maglia. Uno, due, tre e lavoriamo la maglia. Uno, due, tre e lavoriamo la maglia. E così noi facciamo per 5 maglie. Ecco, vedete come sono veramente facilissime da realizzare. Importante non aver fretta all'inizio e aiutarci con le dita, perché dobbiamo capire che all'inizio, prima che prendiamo la pratica, è normale che magari ci vuole un pochino più tempo, ma una volta che lo imparerete è davvero facilissimo e non ci sono tanti calcoli da tener conto. Quindi ora procediamo per tutto il ferro nello stesso modo. Facciamo la prima maglia a diritto e successive 5 maglie vanno lavorate con questo giro intorno, in cui facciamo 3 volte il giro intorno al ferro, e così per ogni blocco, per ogni fiore. Ecco qui, abbiamo fatto il nostro ferro. Ora partiamo con il secondo ferro del nostro motivo. E va fatto in questo modo. La maglia di vivaglio la facciamo passare. La prima maglia la andiamo a lavorare a rovescio. E ora, guardate, il nostro filo lo dobbiamo spostare nella parte da dietro. Noi lo facciamo in questo modo, lo spostiamo sul ferro dall'altra parte come se dovessimo fare una maglia a diritto. Ora andiamo a agganciare il primo filato della nostra coppia di 3 e la tiriamo. Guardate, andiamo, vedete che abbiamo questi 3 fili. Noi prendiamo il primo e facciamo cadere la maglia tirando, creando questa maglia lunga. Andiamo a agganciarla, tiriamo, creiamo la maglia lunga. Agganciamo la prima, tiriamo, senza lavorare, semplicemente tirando. Agganciamo, tiriamo e creiamo la maglia
lunga. E così noi dobbiamo ricavare 5 maglie lunghe. Eccoci qua, vedete che le abbiamo creato queste 5 maglie. Ora il nostro prossimo passaggio è quello di andare a volgere il filato intorno a queste maglie. E si fa in questo modo. Vedete perché noi abbiamo dovuto spostare il filato da dietro? Perché ora lo facciamo cadere, passare da parte qui. Guardate, la facciamo passare in questo modo da dietro della maglia, come se facessimo avvolgessimo queste maglie. Poi andiamo a riprendere, rispostare queste 5 maglie lunghe senza lavorare sul ferro di sinistra. Andiamo a prendere di nuovo il nostro filo e lo facciamo ripassare da davanti e lo ributtiamo da dietro in questo modo. Vedete? Che ha fatto questo nodino, ha legato le nostre maglie in mezzo, facendo semplicemente questo spostamento delle maglie senza lavorare, ma semplicemente facendo girare il filo intorno alle maglie. E questo è il primo giro. Torniamo a fare la stessa cosa per il secondo giro, che ci permette di fissare bene il fiore, la base in mezzo. Guardate, torniamo a rifarlo. Stesso modo. È davvero facilissimo. È molto più facile farlo vedere che spiegare a parole. Vedete? Poi lo aggiustate, prendete bene la vostra distanza, misura e avete fatto. Ecco qui, vedete? Dopo due giri il fiore è pronto. Ora facciamo ricadere il nostro filato da davanti, abbiamo finito con il primo fiore. Ora andiamo a lavorare la prima maglia di simmetria del nostro blocco di 6 nel modo normalissimo a rovescio. E ora, senza fretta, andiamo a fare la stessa cosa. Facciamo passare, rispostiamo il nostro filato da dietro perché ci servirà poi fare il passaggio che abbiamo visto prima per legare, girare intorno alle maglie lunghe, ma prima dobbiamo recuperare, creare le nostre maglie lunghe. E come si fa? Andiamo come sempre a prendere la prima, vedete, ci sono tre, noi prendiamo il primo filetto, lo tiriamo. E facciamo cadere altre maglie, è davvero facilissimo. Vedete, se le avete fatte bene, loro cadono senza i problemi. Prendete il primo, lo tirate e diamo via alle maglie lunghe. Così noi creiamo 5 maglie. Vedete, sono 5 maglie che servono per il nostro fiore. Ora partiamo con il giro del filato intorno a queste lunghe maglie e andiamo come sempre a spostarli in questo modo. Il filato lo facciamo passare, vedete, da dietro l'abbiamo semplicemente fatto passare da davanti dall'ultima maglia. Ora andiamo a rispostare le maglie un attimo sul ferro di sinistra senza lavorare. Facciamo questo giro intorno alle maglie, se vi viene più comodo fatelo con le dita, se vi viene più comodo fatelo con il ferro come abbiamo fatto noi qui tirandolo, facendolo passare dall'altra parte. Una volta che siete di nuovo dietro, rispostate le vostre maglie sul ferro di destra, fate di nuovo ricadere il filato, rispostiamo. E facciamo questo secondo giro che vi permette di realizzare il vostro fiore. Come vedete è davvero facilissimo, solo una questione di abitudine. Ed ecco che anche il secondo fiore sta già prendendo bene bene la sua forma. Ora partiamo con il terzo fiore e sempre quando partiamo, partiamo dalla prima maglia di simmetria che va fatta a rovescio, qui vedete che serve per il distacco. Poi andiamo con la realizzazione delle nostre maglie lunghe e per realizzarle non ci dimentichiamo di spostare il filato dall'altra parte e creare le maglie lunghe. Ora partiamo con il terzo ferro della realizzazione del nostro fiore e tutto questo terzo ferro va lavorato a diritto. Tutte le maglie a diritto. Ecco qua, vedete che bei fiorellini che abbiamo realizzato in modo molto molto facile e molto molto comunque di effetto.
Ora abbiamo visto come creare e realizzare il fiore incorporandolo dentro al nostro progetto. Però vi vogliamo far vedere anche come chiudere il lavoro con i fiori quando, ad esempio, volete fare un bordo del maglioncino oppure un bordo di un polsino. Perciò ora, per vederlo, noi dobbiamo andare a realizzare altri 7 feri a rasato. E anche i primi 2 ferri del fiore. E ci vediamo quando abbiamo fatto questi 2 passaggi. Abbiamo realizzato quindi il rasato più 2 ferri del nostro motivo. E ci vediamo per vedere il terzo ferro del nostro motivo, cioè la chiusura del nostro fiore, il momento in cui avete deciso di realizzare un bordo decorativo applicando appunto questi bellissimi fiori. Eccoci qua, abbiamo realizzato il secondo fiore. Ora noi vogliamo farvi vedere come appunto fare la parte della chiusura, se per caso lo utilizzate per il bordo, e per avere questo effetto uguale a quello che abbiamo, come se fosse un semplice fiore, noi dobbiamo fare una chiusura mantenendo tutte le maglie a diritto. Quindi partiamo subito con la nostra chiusura quando i fiori sono ultimi ad essere nel nostro progetto, quindi fare il nostro bordo. Andiamo la maglia di vivaglio, noi la passiamo e subito dalla seconda maglia partiamo con una lavorazione a diritto. Vedete, come una semplice maglia a diritto, senza nessuna modifica, nessun cambiamento. Andiamo ad agganciare la prima maglia e la facciamo passare, cavalchiamo la maglia appena lavorata. Vedete? Quindi la nostra chiusura consisterà nel andare e lavorare le maglie a diritto, vedete tutte, e fare la chiusura accavalcando le maglie. Quindi andiamo e lavoriamo la nostra maglia. Questa appena lavorata andiamo ad accavalcare con la maglia lavorata in precedenza. Stessa cosa, elaboriamo la maglia a diritto e andiamo a cavalcarla con la maglia lavorata in precedenza. E così noi dobbiamo procedere per tutto il ferro, tutte le maglie a diritto e la chiusura accavalcandola con la maglia lavorata in precedenza. Questa chiusura qui ci permette di avere un fiore completo con questo bellissimo bordo che si presenta a rovescio. Ed ecco qui, abbiamo realizzato insieme i fiorellini, abbiamo visto bene bene come farli, sia quando incorporiamo che quando facciamo la chiusura. Ora facciamo anche un'ultima parte di questo tutorial in cui andiamo a vedere come realizzare e lavorare appunto i fiori quando si lavora ai ferri circolari. Qui vedete abbiamo già messo la base per vedere, per non perdere il tempo e non far diventare il tutorial troppo lungo, semplicemente il passaggio della realizzazione del fiore appunto con questi ferri circolari. Iniziamo. La differenza principale mentre noi lavoriamo con i ferri circolari per realizzare il fiore è tener conto che noi lavoriamo dalla parte del diritto del nostro lavoro, quindi dobbiamo fare lavorazione delle maglie inversa. Quindi andiamo insieme a vedere come appunto crearli. Si mantiene sempre lo stesso numero di multiplo di 6. Unica cosa è il modo in cui andiamo a lavorare le maglie. Andiamo quindi a fare la prima nostra maglia di simmetria e la facciamo a rovescio. La facciamo una semplice lavorazione a rovescio. Ora partiamo con la realizzazione delle maglie lunghe che vanno realizzate nel stesso modo identico, cioè andremo sempre a fare i giramenti intorno al ferro, però
La maglia va lavorata come se fosse una maglia a rovescio, quindi passiamo il ferro, ci mettiamo in posizione in cui dobbiamo fare una maglia a rovescio e iniziamo a far girare, a rotolare il filato intorno al ferro per 3 volte, anche qui 1, 2 e 3. Vedete, il movimento è sempre lo stesso identico, unica cosa è che il ferro va a passare davanti perché facciamo una lavorazione a rovescio e non da dietro come abbiamo fatto per i ferri a doppia punta. E facciamo, concludiamo la nostra maglia ora. Vedete che abbiamo fatto una maglia lunga, futura lunga maglia. E così per tutti i 5 ferri, perché maglie, scusatemi, perché sono 5 maglie che ci servono per realizzare il fiore anche con i ferri circolari. Entriamo dentro la maglia come se dovessimo lavorare una lavorazione a rovescio normale. Iniziamo a fare giri 1, 2, 3 e andiamo a concludere creando la maglia, questa maglia particolare, come vedete, con 3. Sono 3. Andiamo di nuovo a fare la stessa cosa, 1, 2, 3, concludiamo e questa è la terza. 1, 2, 3, concludiamo. 1, 2, 3. Ed ecco, abbiamo messo la base del nostro primo fiore in cui abbiamo la maglia di prima maglia di simmetria e 5 maglie, quelle che poi ci creano il fiore. Stessa cosa anche per il secondo fiore. Prima maglia va lavorata normalmente a rovescio senza nessuna modifica. E successive 5 maglie andiamo a lavorare con creando la maglia lunga. 1, 2, 3 e concludiamo. E così facciamo per tutto il ferro, che poi vediamo anche il passaggio successivo. Partiamo quindi con il secondo ferro e andiamo a fare la maglia di simmetria, va lavorata quindi a rovescio. Eccola qui. Come prima spostiamo il nostro filo da parte da dietro e la manteniamo lì. Ora andiamo a creare, realizzare le nostre maglie lunghe nello stesso identico modo, agganciando il primo filetto della maglia e tirando. E così realizziamo le nostre 5 maglie lunghe. Eccoli qui. Ora facciamo stesso giochino con il nostro filato. La facciamo cadere, vedete, da dietro, passare da dietro e cadere davanti. Rispostiamo le nostre maglie sul ferro di sinistra. Torniamo a fare questo giro aiutandoci dal ferro numero, scusate, dal ferro di mano destra. Giriamo intorno alle maglie. Rispostiamo di nuovo sul ferro di destra. E facciamo il nostro giro per 2 volte, 1 e 2. Ed ecco che abbiamo realizzato il nostro fiore. Vedete, sempre la stessa identica cosa. Unico è il passaggio in cui andiamo a dare la base alle nostre maglie lunghe. E così concludiamo il nostro ferro mantenendo appunto i nostri 6 maglie. Ecco, ora vediamo anche la chiusura, che manteniamo sempre la chiusura in cui andiamo a cavalcare le maglie. Quindi partiamo, facciamo la prima maglia a rovescio e la manteniamo sul ferro di destra. Seconda maglia la andiamo a lavorare a rovescio e subito accavalchiamo con la maglia appena lavorata. In precedenza, scusatemi, quindi così per tutto il ferro, la maglia a rovescio la lavoriamo normalmente senza nessun cambiamento e poi andiamo a prendere la maglia lavorata in precedenza, cavalcata in precedenza e cavalchiamo la maglia che abbiamo appena lavorato. E così per tutto il ferro, una a rovescio e andiamo a cavalcarla con la maglia che è stata cavalcata in precedenza.
Facendo così, noi chiudiamo il nostro progetto mantenendo appunto questo bordo con il fiorellino completo, ma in modo ma quando lavoriamo ai ferri circolari. Ed eccoci qua, abbiamo visto anche come realizzare questi belli fiori quando si lavora con i ferri circolari. Guardate che meraviglia, vedete che se lo volete utilizzare come un polsino è davvero molto molto bello e molto molto di effetto. Ed eccoci qui che abbiamo visto tutti i passaggi in modo dettagliato come realizzare questi bellissimi fiori con i ferri a doppia punta e con i ferri circolari. Speriamo che siamo riusciti a spiegare bene tutti i passaggi. Se ci sono le domande, non esitate a porci qui sotto che rispondiamo a tutte. Grazie che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo video tutorial.